Qual è il casco da MotoGP più economico del mondo? Pensateci. Avete capito? Ve lo dico io. L'LS2 F323 Arrow Evo, il casco sviluppato in collaborazione con i piloti del mondiale per i piloti di tutti i giorni. LS2 è un'azienda cinese. Sì, lo so, è cinese, ma ha fatto passi da gigante negli ultimi anni ed è riuscita a creare questo favoloso casco da MotoGP al costo di un normalissimo casco stradale. Questi cinesi ci vedono lungo e hanno deciso di proporre una formula molto semplice in doppia versione. L'Arrow 323 si propone in versione C ed R, dove C sta per fibra di carbonio, mentre R fibra composita. Con 90 grammi di differenza tra i due pesi, il piatto della bilancia non balla molto. Ma vediamo in dettaglio di cosa si tratta. L'Arrow Evo è un casco long oval, ovvero perfetto per un viso lungo e ovale. Possessore di menti pronunciati, finalmente LS2 ha pensato a voi. Questo casco in doppia versione si presenta già come un prodotto di fascia superiore. 4 misure di calotta, visiere in policarbonato di classe A, antigraffio e a sgancio rapido, imbottiture interne tagliate al laser, rimovibile con quick release, ipoallergeniche, Pinlock Max Vision, chiusura a doppio anello, cinturino con placche di rinforzo e ventilazione a flusso dinamico d'aria. Ma come si sceglie questo casco? L'Arrow Evo non è un casco per tutti, è un casco molto semplice, è un casco molto racing, è un casco con zero compromessi, non ha visierini parasoli, non è un cuscino e non è silenzioso, è un casco puramente sportivo. Bisogna scegliere la propria taglia con calma, perché una volta indossato presenta quei pochi punti di pressione dietro la nuca e in fronte. Per questo è consigliabile provare più taglie. Portiamo un esempio. La circonferenza della mia testa è 56,5. Viene da sé che la mia taglia si orienta dalla S alla M, ma provando una M che va dai 57 ai 58 cm, percepivo una leggera pressione. Questo casco va scelto molto bene. In confezione si presenta con una bellissima borsa in stile palla da bowling, con manici e cerniera, visiera Pinlock e visiera scura. Ma tra le due versioni, cosa scegliere? La fascia di prezzo del carbonio inizia precisamente dove finisce la fascia del composito, e con quella minima differenza di peso, la scelta sta tutta nelle colorazioni. L'R viene proposto in 7 colorazioni, 3 basiche e 4 grafiche. E anche a carbonio vanta 6 varianti, una standard carbonio a vista, 3 grafiche e le due race replica Loris Buzz ed Hector Barberà. Quindi, avete poco budget, ma volete sentirvi come in MotoGP? Non c'è problema. Correte al vostro negozio più vicino e scegliete la colorazione che preferite. Come sempre, trovate i link diretti al sito di LS2 in descrizione sotto questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete già provato LS2, se vi piacerebbe acquistarlo, e noi ci vediamo alla prossima recensione.